La maremma impestata su dice a maiala schifosa di una cagna languida. Fai schifo. Non riesci nemmeno a gestire il tuo porting? Figuriamoci gestire le microtransazioni in un gioco. Infatti poi dopo ti stupisci se perdi 3 miliardi per la cattiva gestione delle microtransazioni, no? A fine 2012, inizio 2013, io acquistai la prima copia di Mass Effect 3 tramite lo stesso portale Origin. Successivamente, con l'uscita delle DLC, acquistai le medesime DLC tramite lo stesso portale Origin. Quindi avevo tutto il pacchetto in un unico portale. Benissimo. Continuo a giocarci, tutto tranquillo, finché un giorno non riesco più a fare l'accesso a Origin. Strano, dico. Però dico, magari la colpa è mia perché, sai, ho pulito le cache del computer. Pulendo le cache, cosa succede? Che la memoria delle password viene persa, quindi le deve rimettere da tutte le parti. E così è stato, l'ho dovuta rimettere su Facebook, YouTube, in tutti gli altri social, insomma, anche in Origin e Steam. Ho dovuto rimettere il password da tutte le parti. Il fatto è che non mi riconosceva più né la password né l'email, addirittura mi diceva che l'email non esisteva. Strano, perché se mi collegavo dal sito sul web entravo tranquillamente e l'account EA che hai sul web è lo stesso di Origin, quindi da una parte esistevo, dall'altra no. Non capivo come mai. Poi venne fuori che era stato fatto un aggiornamento al client e che quindi non mi riconosceva per un qualche motivo. Forse l'aggiornamento non era ancora arrivato in Italia, non lo so, questo non ve lo so dire. Fatto sta che all'epoca c'era la possibilità di collegare una seconda email al tuo account principale nel caso tu non riuscissi a fare appunto l'accesso con l'account principale. Quindi per dimostrare che sei tu, metti la password, la risposta segreta, eventualmente il numero di telefono. Così ho fatto, ho collegato una seconda email, una è per i giochi e l'altra è per YouTube. Ho collegato quindi la seconda email e allora dopo sono entrato tranquillamente e l'account e il profilo praticamente era quello principale, ok? Sono entrato con quello principale tramite una via secondaria. C'era questa possibilità, collegando due account lo potevi fare. Gioco tranquillamente finché poi un giorno, qualche mese dopo, vedo che Mass Effect 3, con tutte le DLC, i miei progressi sul multiplayer, tutto, sparisce. Proprio non c'era più nella libreria dei giochi. Mi prende un colpo, dico, che cazzo, come fa a sparire la roba così? Quindi contatto il centro assistenza. Tra l'altro nella cronologia degli ordini c'era l'acquisto del gioco, ma c'era scritto data scaricamento sconosciuto, prezzo non disponibile. Ci ho fatto proprio lo screen. Quando ho parlato con il centro assistenza mi hanno detto che il gioco risultava su una mail che non stavo usando io in quel momento. Ho detto sì, ho collegato una seconda mail, no, questa cosa non si può più fare. Come non si può più fare? Praticamente mi ha spiegato che qualcuno in America si è fatto furbo. Con un singolo account si comprava 30 giochi e poi vendeva l'email a più persone. Capito? Quindi la gente aveva sul proprio computer i giochi gratuiti comprando semplicemente la mail a cui era collegato l'account originale. Questo comportava un danno per l'azienda e quindi hanno dovuto inserire dei protocolli nuovi per impedire alle persone di collegare account e per collegare email all'account principale. Il gioco, che io ripeto era entrato con l'account secondario, era stato trasferito tra virgolette sull'account secondario, quindi io dopo che sono riuscito a entrare e sono entrato con l'account principale, con l'email principale che poi me la riconosceva e tutto quanto, e il gioco era stato trasferito sulla seconda. E quindi non lo so, è come se io avessi voluto fare il furbo collegando due email allo stesso gioco per poi far giocare a una persona che non aveva il gioco da un'altra parte nel suo computer senza farglielo acquistare, capito? Il sistema l'aveva tradotto in questi termini. Bene, questo per farvi capire già un primo accenno di quanto è incasinato Origin come porting, cioè come client, come tutto. Quindi cosa è successo? Il gioco Mass Effect 3 ce l'ho ancora, però è sulla seconda email, quindi quando ci giocherò dovrò necessariamente fare l'accesso con l'altra email. Però siccome la cosa mi rompe alquanto, e considerando che poi gli acquisti li ho sempre fatti con l'account principale, con lo stesso indirizzo IP, con due email e tutto quanto,
il sito potrebbe ancora tradurre la cosa come un tentativo di frode. Allora ho detto, sai che c'è, se i giochi ancora mi spariscono, io mi compro la trilogia originale in versione fisica di Mass Effect. Infatti ce l'ho tutti e tre, 1, 2 e 3, versione fisica, così se succede qualcosa io mando in culo Origin, reinserisco il disco e lo reinstallo tutto da capo, ok? Sarà una natura di coglioni, ma almeno non ci perdo tempo a cercare la gente e l'assistenza, una cosa e l'altra. Benissimo, come avete potuto vedere dai walkthrough di Mass Effect 2, le DLC installate ce le ho già, ma le DLC che avevo già precedentemente acquistato, come quella di Kasumi, l'avvento, quella del portale, dei batari anche che mandano il portale verso, il meteorite verso il portale, quella dell'ombra, mi sono sparite. Nel senso che quando vado a vedere contenuti scaricabili mi dice che sono a pagamento. Gli altri sono già installati, c'è proprio scritto installati, gli altri c'è scritto il prezzo. E questo è una cosa molto strana, perché andando a vedere la cronologia degli ordini non ci sono. E io dico, mi fa strano. E detto, nella copia fisica c'erano soltanto alcuni di questi DLC, non c'erano tutti, infatti gli altri l'ho dovuto comprare a parte. E io questa cosa non me la spiego, o meglio, non me la spiegavo fin quando non ho scoperto una cosa che puzza letteralmente. Ma procediamo per gradi. Contatto di nuovo l'assistenza e gli faccio presente questa cosa. Loro ovviamente controllano la cronologia degli ordini e mi dicono, guarda che qui la cronologia degli ordini è chiara, tu non hai acquistato questi contenuti. Guardate, io sono possessore di un canale YouTube dove faccio walkthrough e se date un'occhiata... si vede chiaramente che ho attive sul gioco queste DLC, nonostante risultino da pagare e non risultino nella cronologia degli ordini. Qui è successo un siparietto tragicomico, perché sembrava quasi che io avessi voluto craccare le DLC del gioco tentando di farle partire dal gioco originale. Questa cosa è stata riconosciuta dal sito e quindi mi sono stati bloccati certi contenuti. Questa cosa non esiste, è stata puramente inventata. In primis tu non puoi far partire un contenuto craccato da un gioco originale, perché il gioco originale viene aggiornato, i codici vengono aggiornati, mentre invece i giochi craccati non possono essere aggiornati, perché se inserissero la possibilità dell'aggiornamento di un gioco craccato, chi l'ha craccato verrebbe tracciato e quindi arrestato e multato, ok? Quindi i giochi craccati non possono essere aggiornati. Di conseguenza, se tu hai il gioco originale aggiornato, il gioco originale aggiornato ti dice, guarda che la versione che vuoi tentare di far partire, il contenuto scaricato che vuoi far partire, appartiene alla versione obsoleta e quindi va in conflitto e non parte, ok? Ho cercato di stringare la spiegazione un po' più tecnica, ma vabbè, questo è il succo. Non puoi far partire contenuti craccati da un gioco originale, quindi dico già questo è impossibile. Inoltre, come avrebbe fatto il gioco a determinare che io ho cercato di fare il furbo? Il nostro... insomma, abbiamo fatto una piccola indagine, così risulta tramite i sistemi, insomma, anti-cheat, anti-hack, anti-crack, eccetera, anti-fava, che lei sul suo computer ha utilizzato dei programmi di questo tipo. Io ci ho ripensato un attimo e dico, ma state riferendo a Cheat Engine per caso? Guardate che Cheat Engine l'ho usato soltanto una volta in Mass Effect 3 per prendere possesso della telecamera e guardare gli scenari fuori dalla mappa di gioco. E soltanto, ripeto, ci sono le tab apposta, non per avere vita infinita o munizioni infinite, per prendere il controllo della telecamera e muoverla liberamente all'interno dello scenario. E infatti tramite quella che la riutilizzerò in Mass Effect 3 per far vedere, per esempio, che il bimbo che all'inizio di Mass Effect 3 è una riconferma che sia tutta una visione, perché proprio il luogo dove sta a giocare con la navicella, quel palazzo lì, è privo di porte e di ingressi di qualsiasi genere. La volevo far vedere appunto con questo cheat che ti permette di prendere il controllo della camera. O al massimo l'ho usato in Borderlands 2, ma stiamo parlando di un gioco che tra l'altro è di un'altra piattaforma. Vabbè, niente, praticamente col fatto che io magari ho utilizzato questo cheat engine su un altro gioco, che anche questo è puramente inventato, questo hanno detto così che ha bloccato i contenuti. Insomma, sono stati bloccati dei contenuti. Questo non è possibile, perché se io eventualmente avessi voluto barare online, proprio ti bannano il gioco, cioè il gioco lo devi ricomprare da capo.
non ti vengono bloccati dei contenuti, non ti vengono bloccate le DLC che sono single player. Le DLC sono single player. Insomma, niente, il coltello dalla parte del manico ce l'avevano loro. La cosa comunque non mi convinceva, perché io in game ho ricontrollato, ho delle DLC attive che risultano da pagare. E questa cosa, boh, assurda. Facendo delle ricerche per conto mio, ho scoperto, tramite i siti inglesi, che Origin, quando viene aggiornato, a volte capita che vengano persi dei dati inerenti alla cronologia degli ordini. Quindi se una persona non ha più quel contenuto e l'aveva pagato, come cazzo fa a dimostrarlo se i dati che loro hanno nei loro archivi digitali vengono persi per gli aggiornamenti? Questo post era stato pubblicato nel 2015. A distanza di 3 anni spunta la notizia che EA perde 3 miliardi di dollari a causa della cattiva gestione delle microtransazioni. Cioè, domandiamoci il perché. Se perdono addirittura i dati nell'archivio, figuriamoci se non perdono 3 miliardi questi imbecilli. Non si adeguano a Valve, perché il rapporto che c'è tra EA e Valve è come YouTube e Facebook, sono nemici giurati. Detto questo, io l'unica soluzione che sono riuscito a trovare, l'unica che mi è possibile, perché se questi perdono i dati nell'archivio io non posso dimostrare che la roba l'ho comprata, l'unica cosa che ho potuto fare è ricomprarmi di nuovo le DLC, e questa cosa mi ha rotto i coglioni in una maniera allucinante, ma ho fatto gli screen di ogni singolo acquisto. Tra l'altro, badate bene che tu non puoi caricare quanto vuoi su Origin. No, non funziona come Steam, che ti dice voglio caricare 30 euro, ok, carichiamo 30 euro. Se tu vuoi comprare un contenuto che costa 1400 Origin Points, devi caricare, non lo so, ora non mi ricordo i prezzi, però devi caricare 20 euro. Magari il gioco costa 1600, quindi 200 punti in più, e allora per avere 1600 devi caricare 2000, e per caricare 2000 devi caricare 40 euro. Quindi vai a spendere di più di quello che andresti effettivamente a comprare. E questa è una truffa, ma una truffa legale. È una truffa legale perché loro ti propongono dei pacchetti, sta a te decidere se comprarlo o no. Quindi non possiamo parlare di truffa nel senso di inganno, perché sei tu che consapevolmente decidi di acquistare, decidi di spendere più soldi di quelli che ti servono. Fa schifo Origin. Purtroppo Mass Effect si può giocare soltanto da quella piattaforma, a parte il primo, che i giochi vecchi hanno il vantaggio che se hai il seriale le puoi installare in altre macchine. E niente, questo è quanto. Io adesso ho fatto gli screen di tutti gli acquisti che ho fatto, nel caso un domani si dovesse ripetere una cosa del genere, con tutti gli screen io farò una di quelle denunce che mi sentono veramente fino in America. Perché questo vuol dire truffare la gente. Quindi non solo avete perso 3 miliardi, ma poi continuate a danneggiare e prendervi beffe dei vostri clienti. Questo è quanto, ragazzi. Non sono riuscito quindi, per questi motivi, a giocare, cioè a registrare. Uno, perché mi mancavano i contenuti. Due, perché se vado avanti senza i contenuti, molti spezzoni dei dialoghi, molte cose le perdo, e quindi dopo divento un garbuglio incasinato. Quindi ho dovuto mettere in pausa la serie di Mass Effect fino a quando non riesco a comprarmi praticamente quelle che mi mancano di DLC, perché adesso ho comprato solo quelle più grosse, devo comprarmi quelle un po' più piccole. E niente, per recuperare la settimana scorsa, che tra l'altro c'era Pasqua, ma non ho registrato niente, la prossima settimana, quindi lunedì, ci sarà un episodio di Mass Effect Lore, cioè del video codex, in cui parleremo delle armi e delle navi, mentre venerdì ci sarà un secondo video codex sulla cittadella. Quindi prossimo episodio, cioè prossima settimana, doppio episodio del video codex per recuperare queste 2 settimane. Io spero dalla settimana successiva di riprendere Mass Effect 2 con tutti i contenuti e tutte le DLC. Detto questo, ragazzi, a voi i commenti. Io, guarda, non ho parole, purtroppo non ci si può fare neanche granché. Questi mi vanno a perdere i dati della cronologia degli ordini perché fanno l'aggiornamento.
ti rendi conto? E uno non può neanche dimostrare che la roba l'ha pagata. Basta. A voi i commenti e noi ci becchiamo al prossimo video.